Amici di Ferro Team, siamo qui con Miss Riviera del Brenta e Miss Eleganza e un Babbo Natale di eccezione, possiamo dire, perché oggi siamo venuti a fare una cosa stupenda e meravigliosa qui all'ospedale pediatrico di Padova. Abbiamo fatto questa iniziativa con Miss Riviera del Brenta e oggi siamo venuti qui a fare una consegna speciale dei regali di Natale un po' prima. Le nostre due splendide Miss si sono prese e predisposte a fare questa cosa, sono state veramente molto brave, molto dolci, molto sensibili, sono state anche molto a modo con i bambini, sono anche molto divertite. Abbiamo avuto un Babbo Natale d'eccezione che è andato addirittura in reparto, infatti come potete vedere abbiamo ancora la mascherina di Rudolph. Ma adesso vi lascio ai veri protagonisti di questa giornata, che sono coloro che ci hanno permesso di poter realizzare tutto questo. Vorrei portare un grazie speciale da parte di Fondazione Salus Pueri, la fondazione che si occupa della pediatria di Padova dal 1992, per aver portato un po' di questa magia del Natale ai giovani pazienti della pediatria e alle loro famiglie. Beh, il Natale è una cosa importante per tutti e purtroppo si dà tanto per scontato quando lo si ha a casa e si sta bene, che ci si dimentica che ci sono persone, soprattutto bambini, che sono quelli che la gioia del Natale e la magia dovrebbero viverla ogni giorno, che non ce l'hanno. Quindi noi speriamo che quest'oggi con Miss Riviera del Brenta abbiamo riusciti a portare quel poco di leggerezza che serviva durante queste feste. Assolutamente, grazie. Grazie anche da parte nostra di Associazione Gioco e Benessere in Pediatria. Noi siamo presenti nella clinica pediatrica ogni giorno per cercare di portare appunto a tutti i bambini e le bambine ricoverati in pediatria dei momenti di svago il pomeriggio e la sera con i nostri laboratori, ed è anche grazie a queste donazioni di materiali e di giocattoli che possiamo portare avanti tutto questo, quindi grazie mille. Quindi da stasera direi che possono iniziare ufficialmente i lavoretti per fare il primo presepe in cartapesta, giusto? Quindi direi che abbiamo portato materiale a sufficienza, vedete che dopo torneremo, verificheremo la qualità del lavoro svolto. Sarà una qualità altissima. Altissima sicuramente. I ragazzi sono bravissimi. Assolutamente, bene, abbiamo anche conosciuti alcuni che sono veramente fantastici, cioè le nostre miss ci hanno giocato tutto il giorno, sono probabilmente divertite come non mai, sono tornate anche loro un po' bambine. Amici di Ferro Team, ricordatevi sempre che esiste anche questa realtà nel periodo natalizio, ma non è una realtà triste, può essere una realtà bella e una realtà divertente, se solo ci si ricorda di aiutare tutti e a Natale magari fate un regalo in meno e fate una donazione in più per poter aiutare anche voi i bambini. Un bacio a tutti e buone feste!